Un premio alla memoria di Bruno Pichi, avvocato e giornalista sportivo, al professor Fabrizio Bolletti, storico preparatore atletico della squadra Amaranto, a Raul Tassinari, ex calciatore, e poi a Ciccio Graziani, centravanti dell'Arezzo e presidente della società nell'epoca post fallimento. Questi nomi forti per la serata di compleanno che ha voluto festeggiare i 95 anni dell'Arezzo. Presenti tutti i protagonisti odierni della società e tante vecchie glorie. Questa è una città che a me ha regalato tante belle cose, non solo la famiglia, ma io sono arrivato qui che avevo 16 anni, ero un ragazzino, sono andato via a 20, tra l'altro Arezzo mi ha portato fortuna perché grazie all'Arezzo sono arrivato al grande calcio in Serie A, poi ci sono tornato da dirigente, abbiamo fatto cose anche positive, quindi questa è una realtà che spesso mi sento anche mia, no? E quindi spero sempre che le cose vadano bene. E sarebbe bello poter coronare un sogno. Il mio sogno era quello di vedere un giorno l'Arezzo arrivare in Serie A e speriamo che prima che il Signore ci chiami si possa arrivare a questo grande sogno. Oggi si festeggia il 95esimo compleanno dell'Arezzo. È una festa importante, una festa che rischiavamo di non la fare visto qual era la situazione fino a qualche mese fa, quindi è una festa doppia proprio in questo senso. Il museo nasce da una passione di un gruppo, noi ci chiamiamo ragazzi, che si è messo insieme e che ha cominciato a raccogliere tutto quello che si poteva raccogliere sull'Arezzo, e te ne sai qualcosa, e dalla passione nostra è nato un grande apporto da parte della gente. La gente non finisce giorno che qualcuno non arrivi con una foto, una maglia, un libro, qualsiasi cosa, quindi questa è la gioia più grande. Bellissima iniziativa, veramente tanti aretini, veramente una bella cosa. Speriamo che adesso inizia il campionato, perché sinceramente adesso non vorrei parlare sempre di questo, però non se ne può più. E quindi speriamo che in questa settimana almeno si sa la data in cui inizieremo a giocare, perché veramente 2 mesi di preparazione iniziano a essere troppo. Ne ho sempre detto, io parlo degli sponsor perché più sponsor abbiamo più l'Arezzo chiaramente è forte. Io lo dico solo esclusivamente, e non voleva essere neanche una critica, ci mancherebbe, però diciamo la verità, qualcosa si sta muovendo e sono ottimista, però dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e vedrete che quello che abbiamo detto lo raggiungeremo.